Buongiorno, mister Olivieri, benvenuto a Catania. Per il momento glielo diciamo noi, benvenuto a Catania. Quali sono le nuove rotte e le novità che Ryanair propone per questo aeroporto? The new routes from Catania and any news we have here. Yeah, we have 7 new routes announced today. In December, we start daily services to Rome, Milan, Turin, and we're also next summer going to be adding international routes to Madrid, Marseille and Eindhoven. Quindi abbiamo 7 nuove rotte qui da Catania, cominceremo a dicembre con servizi giornalieri per Roma, Torino, Bologna, Venezia e avremo adesso, mentre dall'estate prossima ci saranno nuove rotte internazionali verso Marsiglia, Madrid ed Eindhoven. Questo da Catania e da Comiso? Comiso, we have 4 new routes again starting, 4 new international routes starting next summer which takes us to 7 routes in total from Comiso. Anche da Comiso abbiamo 4 nuove rotte che cominceranno la prossima stagione estiva, che sono 4 rotte internazionali, quindi portano a 7 il numero di rotte totali da Comiso. Questo potenziamento dei voli e delle tratte Ryanair è conseguente in qualche modo alla crisi all'Italia? Is this increase of Ryanair routes here consequences of Alitalia's crisis? I don't think so. I mean, we've been growing for many years in Italy. Ryanair is now the largest airline in Italy. This year we carry 26 million passengers. But many of the, I think today's announcements in Catania is more a response to the Windjet failure a year ago, where the airport has been trying for some time to develop, find a partner that will launch international routes as well as some domestic flights as well. Beh, no, non in particolare, noi cresciamo ogni anno in Italia, quest'anno trasporteremo 26 milioni di passeggeri. Il motivo per cui siamo qui oggi è per venire incontro a una domanda che veniva da parte dell'aeroporto di avere più rotte internazionali ma anche domestiche, quindi anche a causa un po' del fallimento della Windjet, noi siamo qui per supportare l'aeroporto e per venire incontro delle richieste per più rotte sia domestiche che internazionali. Windjet, ci sono gli ex lavoratori che forse avrebbero bisogno di essere attenzionati. Li attenzionerete, se è vero, in che modo? Will we pay an attention to the former employee of Windjet and if how? Sure, I mean, we'll have a base here in Catania next year. We'll be looking to recruit more pilots, more cabin crew, more engineers. And if former employees of Windjet want to apply for those positions, we'll be very happy to consider them in the same way we consider everybody who applies for new jobs in Ryanair. Quindi abbiamo una nuova base qui a Catania, quindi avremo bisogno di nuovi assistenti di volo, piloti, ingegneri e chiaramente quando ci sarà bisogno di fare un recruitment qui a Catania saremo ben lieti di accogliere ai nostri recruitment day gli ex dipendenti della Windjet così come chiunque abbia le capacità e le qualità. Conterà l'esperienza o il venire da un'ex compagnia? Will the experience and the fact that they're coming from former island will be important? I mean, we'll treat everybody on their merits. We consider everybody who applies for a job in Ryanair on their own merits. You know, while the past experience is useful, it's not that important or that central. I think what's much more important is the fact that next year Ryanair will deliver about 1.2 million passengers here in Catania, over 250,000 passengers in Comiso. That's more than 1.5 million new passengers next year, which should create about 1,000 jobs here between the two airports based on Airport Council International figures, which means that Ryanair's growth in Catania and in Comiso will mean much more jobs for many people around the airport, not just for former Windjet employees but also for all the other people who work and live here around the airports. Diciamo che non interessa i meriti singoli delle persone, ma la cosa più importante oggi è che oggi stiamo annunciando 1.200.000 passeggeri in più qui a Catania, 250.000 passeggeri in più a Comiso e questi genereranno complessivamente oltre 1.000 posti di lavoro in base alle statistiche di ACI Euro. Questo è un obiettivo o un proposito? Is this a target or a kind of hope? No, I mean it's an international kind of research shows that for every 1 million passengers at an airport, about 1,000 new jobs are created. People who have to service those passengers, there'll be some pilots, cabin crews, engineers, but also people who work in check-in, baggage handling, people servicing aircraft, providing catering and cleaning services. So there's lots of new jobs emerge where you can grow traffic, and that's why today's announcement with Catania and Comiso is so important. You see the successful cooperation between Catania and Comiso. You see both airports announcing new international routes as well as low-fare domestic flights to cities like Rome and Milan. And that means that both airports are set to grow their traffic in 2014 but also to grow jobs.
Diciamo che questo è il numero di posti di lavoro, c'è appunto questa statistica dell'ASCI che prevede questa creazione di posti di lavoro non soltanto diretti ma in tutto l'indotto, sia aeroportuale che turistico. Quello che annunciamo oggi appunto è questa crescita dell'aeroporto di Catania e di Comiso in una prospettiva anche di partnership dei due aeroporti, che permetterà appunto di incrementare il numero di passeggeri nell'area e il numero di posti di lavoro conseguentemente. Una domanda riguardo al bagaglio. Molti utilizzano gli aerei non solo per lavoro ma anche per turismo. Andare in un altro stato, in un'altra città, significa acquistare delle cose da poter riportare a casa come ricordo. Ryanair sta adeguando in qualche modo questa volontà, questa possibilità riguardo al bagaglio oppure no? It's a question about regarding the luggage. Lots of people willing to fly also for leisure, they need more than one single item. Sure. Are we going in that direction? Are we doing that sense? Yes, we've announced a whole series of service improvements starting, in fact, 2 days ago on the 1st of December. People can now bring a small second carry-on bag, so ladies' handbag, airport shopping bag, bring on board for free. Allocated seating for everybody will be here on the 1st of February. And we're reducing some of our baggage fees and excess baggage fees so that we make it easier for people to fly with Ryanair, but also for families to fly with Ryanair, because you now know where you'll be sitting, and if you want you can sit beside your children, or if it suits you can sit away from as far away from your children as you can get. Bene, diciamo che abbiamo annunciato una serie di importanti novità per quanto riguarda il nostro servizio clienti, quindi anche per quanto riguarda il bagaglio. Dal 1 dicembre è possibile portare il secondo bagaglio a mano di piccole dimensioni gratuito a bordo. Dal 1 febbraio avremo i posti assegnati su tutto l'aereo, quindi permetteremo non soltanto a chiunque, anche alle famiglie, ecco, di scegliere il proprio posto. Quindi diceva giustamente Marco, se magari le famiglie possono sedersi il più vicino possibile ai propri figli o il più lontano possibile a seconda, ma avremo appunto nuove importanti novità. Abbiamo ridotto la tariffa per il bagaglio da stiva, per la ristampa della carta di imbarco in aeroporto, eccetera. Quindi tutta una serie di novità per migliorare il servizio ai clienti, per venire incontro anche alle richieste ai nostri clienti e rendere l'esperienza di viaggio più piacevole. €15,99 è il prezzo base del biglietto, è comprensivo di tutto, e per quanto tempo lo manterrete questo prezzo base? It's our seat sale including taxes and everything. Yep. For how long will you keep them? This seat sale runs out on Thursday, midnight on Thursday, but it's $15.99, and it's all that includes everything. If you travel on those flights where those fares are available, that includes the taxes, the fees, everything, unless you want some optional extras such as a checked-in bag or something like that. You can fly for $15.99 on most of our routes in January and February. Questa offerta è valida per la prenotazione entro la mezzanotte di giovedì, e assolutamente include tutto, quindi tasse e supplementi, non include ovviamente i supplementi opzionali, quindi se si vuole prendere un bagaglio extra o qualcosa extra chiaramente non è incluso, però include tutto quello, diciamo, tasse e supplementi normali, quindi a parte gli optional è tutto incluso. Quando cominciate a volare da Catania con queste nuove rotte? When are we starting to fly from Catania with the new routes? The domestic routes to Rome, Turin, Bologna. They start on the 16th of December in just over 2 weeks' time, and the new international routes will start in the spring in March. Per quanto riguarda le rotte domestiche per Roma, Venezia, Bologna e Torino, cominceremo il 18 dicembre, mentre per quanto riguarda le rotte internazionali cominceremo a fine marzo.